problema è stato nei giorni dopo le festività, perché sabato e domenica i festivi il centro è chiuso, quindi si accavallano le prenotazioni che l'ASL ha lasciato aperte per i giorni 1 gennaio, 6 gennaio e sabato e domenica. Siamo al drive-thru di Taurisano in via Aspromonte, lunghe code, gente che si posiziona già a partire dalle 5 del mattino, diversi i disagi segnalati, e noi siamo venuti proprio sul posto a constatare com'è la situazione. C'è chi arriva di notte, sosta con il cuscino facendosi qualche ora di sonno per essere tra i primi ad effettuare il tampone. Oltre 500 quelli eseguiti ogni giorno, e non mancano i disagi soprattutto per chi aspetta ore con difficoltà di trattenere la pipì. I bagni chimici non ci sono, andrebbero sanificati dopo ogni utilizzo. Ve n'è uno nella struttura, ma c'è chi desiste preferendo la campagna vicina. Noi ce la mettiamo tutta come sempre per gestire al meglio la situazione. Disagi dopo 2-3 ore d'attesa, la gente anziana e i bambini ci sono. È stato aumentato il personale, ci siamo attivati per richiedere alla ASL di aumentare gli operatori sanitari presenti sul posto. E i disagi ci sono stati anche in considerazione del fatto che il sabato e la domenica il nostro centro risultava chiuso. E c'è stato un grande impegno, un impegno in primis da parte della Protezione Civile Falchi del Salento. Siamo scesi in campo in prima linea anche noi amministratori. Il luogo scelto è quello migliore, rimarrà qui la struttura? Sì, questo era l'unico sito che poteva appunto creare minori disagi alla popolazione taurisanese e permettere insomma di rendere un servizio efficiente per tutti i cittadini anche dei paesi vicini.